In questo momento mi occupo di un progetto che si focalizza sull'Antartide e in particolare ha per scopo di ricostruire l'evoluzione passata dell'Antartide 15 milioni di anni fa e 20.000 anni fa. Perché questi due periodi sono importanti? Perché sono periodi per cui sappiamo che l'Antartide si è ritirata notevolmente. E soprattutto perché sono periodi che hanno mostrato che il clima può diventare più caldo di oggi. E di fatto questo progetto vuole capire meglio quali sono le condizioni che hanno condotto alla perdita di massa glaciale dell'Antartide, per capire meglio quando noi passiamo queste soglie climatiche nel futuro. Questo progetto è veramente bellissimo, non perché l'ho scritto io, ma perché abbiamo messo assieme tanti colleghi di varie enti italiane, ma anche internazionali, e senza un gruppo così numeroso e multidisciplinario queste ricerche sarebbero non fattibili di fatto. L'aspetto estremamente appassionante di questo progetto e di poter mettere informazioni di natura diversa, ossia osservazioni, ma anche modellistica numerica del clima, dell'evoluzione della calotta stessa, e mettere assieme i vari tipi di analisi per ricostruire clima diversi. È un po' come fare una sorta di caccia al tesoro, e essendo una paleoclimatologa, direi che è l'aspetto fondamentale e alla base della mia passione per le cose che faccio ogni giorno.